Carmen è soggetta a interruzioni impreviste del servizio. Questa è l'ultima corsa della giornata. Gracias, chico. De nada. Che figata incredibile. Ti aiuto. Grazie. Di niente. Ehi, pensi di aggiungere anche il nuovo Spider-Man? Il ragazzino? Sì, forse. È che preferisco l'originale, sai? Sì, lo so. Senti, la bodega di Theo è qui vicino. Sì, in segno gialla più avanti. È facile. Grazie. Bel lavoro, comunque. Ma lascerei uno spazietto per l'altro. Non si sa mai. Andiamo! Ehi, Pete! Sto arrivando! Ho perso il convoglio? Ancora no, stanno controllando gli ultimi dettagli. Deve essere una soddisfazione veder tornare al raft i tizi evasi l'anno scorso! Altro che. Il raft è un pugno in un occhio, ma è sicuro. Spero solo che l'abbiano reso a prova dei Doc Ock. Speriamo! Ok, ti ho quasi raggiunto! Arrivo! Meglio dire a mamma che farò tardi. Miles, che tal? Hai la lista della spesa? Ehi, mamma! Sì, ma la bodega aveva finito il latte di cocco. Provo in un negozio in centro. Ah, grazie. Ma evita Midtown. Il trasporto detenuti ha bloccato il traffico. Ah, già, hai ragione. Ci vediamo a cena. A dopo. Cavolo! Ma come fa Pete a tenere segreta la sua identità? Mi stressa da morire. Ok, calma, rilassati. Devi solo aiutare Spider-Man a proteggere un trasporto detenuti. Puoi farcela. Inspira, espira, rilassati. Pete, sei qui? Mi sto solo sparando un caffè. Come fai a bere? Con molta, molta attenzione. Ok, si va. Qui LX2 con carico pesante. Ricevuto LX2, vi vediamo. Sembra una grossa operazione. È chiaro. L'anno scorso sono evasi a centinaia dal raft. Ora vanno riportati dentro. E la polizia non vuole rischiare. Specialmente col nostro ospite d'onore. Rilevo molte interferenze. C'è uno dei tizi che ha aiutato Doc Ock. Credo di sì. Forse Vulture, forse Scorpion. Forse qualcuno di più grosso. Direi abbiamo un problema. Aspetta, Miles, lasciami. Tranquillo, Pete, ci penso io. Miles, no! È sicuro? LX2 fuori asse. Peso sbilanciato. Regia 236. La cloche non risponde. Pronti all'impatto. LX2 è impicciata.
terra. Nessuna vittima. Carico compromesso. Squadra intervento inviata. Resistete, Helix 2. Pete, mi dispiace, io non volevo. Tutto ok, tranquillo, dobbiamo solo contenerlo prima. Che succede a questo? Ciao, bei ragnetti. Lascia a me, Rhino! Tu invece pensa a fermare gli evasi! Sì, ok, d'accordo. Bel lavoro con quell'elicottero, Pilato! Sei un vero eroe! Ehi, gente! Che ne direte di una pausa? Eh? Ne potremmo parlare con calma, che ne dite? No? Ok! Corrigiamoci! Andiamo dalle tue parti! Quasi sistemati! Quasi sistemati! Non posso deludere, Pete! Devo riprendere il controllo! Ehi, che braccio! Giochi a baseball! Non scherzo, sei un campioncino in erba! Ti aspetta una grande carriera! A lui fa sembrare tutto facile! Come sono le strade, Spider-Man? A dire il vero... terrificanti! Ah, Natale a New York! Ah, questa città! Non avevo mai visto quel bestione da vicino! È da brividi! Definizione discutibile! Niente dopo il 1965, banale! Bellissima! La mia è... Wow! Wow! Ho preso le chiavi, via! Avanti, dobbiamo andarcene! Miles, mi serve una mano qui! Sei libero? Lexi, quest'anno le feste ti hanno fatto un brutto effetto! Arrivo. Vacca, vacca! Ma che cosa... Oh, ehi, scusate, buon Natale! Pete, da 1 a 10, come stiamo andando? 10 per lo spettacolo, 1 per il controllo dei danni. Domani il Bugle farà scintille, fidati! Se nessuno si farà male... sarà già un miracolo. Oh no, no, la festa d'inverno! Pete, la situazione sta sfuggendo di mano! Non pensarci neppure. Lo fermeremo, dobbiamo solo lavorare insieme. A proposito, ti piacerebbe darmi una mano qui? Sì! Sì, ci sono! Ok, Pete! Ti aiuto io! Portalo via, cowboy! Oh no, non il centro commerciale! Tieniti forte, ragnetto! Spider-Man! Ehi! Mi serve aiuto! Ehi! Arrivo subito! Salvo! E al sicuro, anche tu! Non hai un hobby che sia meno distruttivo! Mi piace andare a pesca sul Volga! Sembrerebbe carino! Il potere di vita e di morte! Mi eccito! Ora c'è a meno! Preso! Presto! Grazie! Prego! Non toccare i bambini! Ehi! Sai che stai rovinando il Natale? Ho passato gli ultimi 6 Natali chiuso dentro 9 metri d'acciaio! Ma quest'anno voglio proprio divertirmi! È una minaccia! Troppo poco. È una fragile minaccia! Troppo facile.
Forse è una mente fragile. Oh! Ehi, Giada, venga solo! Molto natalizio! Un inutile, infeda, incontrollata minaccia! Giada, ah! Proprio qui! Ah! Ciao, mamma. Sì, latte di cocco. Lo sto ancora cercando. È un po' complicato. Stai corretto. Sì, scusa. Rischio di perdere il treno. Mirami, non si smettere. Prendi il latte e rientra, per favore. Sì, ma ti chiedo mucho. Io también te quiero. Ora o mai più, Miles. Dobbiamo fermarlo. Arrivo. Dobbiamo fermarlo e anche in fretta! Sì, ma come facciamo? Alziamo la temperatura! Oh, male, male, molto male! Pete, stai bene? No! No, no, no! Sto bene! Faccio io! Viene da te! Preparati! Ok! Sì! Forse mi serve un minuto! Un consiglio per la polizia! Non portate i lanciarazzi insieme ai detenuti! Anzi, meglio ancora! Non portateli e basta, ok? Vattene! Sei solo nel braccio! Ehi! Voglio solo aiutare! Pete, qui è il caos! La polizia e gli evasi si stanno sparando! Aiuta la polizia! Io posso ancora cavarmela! Per un po'! Pete conta su di me! Devo fermarli! Hanno invaso il ponte! Pete non perderà! Non perde mai! Miles! Mi serve! Pete! Pete! Spider-Man, stai bene? Pete! Pete! Pete, sveglia! Sveglia, amico! Sveglia, su! Questo Spider-Man è rotto. Vorrei cambiarlo con uno. Ah, questo può andare. Miles, vattene via. Ehi, devi stare indietro. Ah!
Sai una cosa? Inseguirti attraverso la città è stato quasi come giocare al nascondino. Ma come si può dire un bel gioco con la forza? Sei vivo? Più o meno. Ragazzi, wow, ma... wow. Simon Krieger, capo sviluppo della Roxxon Energy. È un piacere. Piacere? Scusa, ci è finita la palla nel tuo cortile? No, vi devo un favore. Abbiamo appena rilevato la proprietà e dovevamo comunque demolirla. Ma siete stati i più veloci di noi. Vi ringrazio. Entrambi. Hai steso Rhino da solo? Farai strada, ragazzo. Grazie, ma è ancora pericoloso. Nah, ora lo diamo alla polizia. Sapete, a volte penso che questi soldati non servano, ma poi succede questo. Oh, il dovere chiama. Ehi, è stato un piacere conoscervi. L'alba del futuro. Pronto? Ehi. Ha ragione lui. Sì. Andiamocene. Beh, ci penserà la polizia. Beh, ecco. Sì. Grazie. Sì, grazie, ok. Infinite. Bioelettricità. Wow. Lo devo ammettere, sono un po' geloso. Ehi, senti, l'originale è sempre il migliore. Ma testiamola domani. Analizziamo il voltaggio. Cavolo, sì, scusa, volevo dirtelo prima, ma purtroppo devo andare via per qualche settimana. È una specie di scherzo, Pete. No, MJ lavora oltreoceano per il Bugle e ha detto che le serve un fotografo. Sarà una specie di vacanza per noi. Oh, cavolo. Senti, non so se posso cavarmela da solo. Oggi l'ho combinata grossa con quell'elicottero. Ma poi ti sei rifatto alla grande. Mi hai salvato le chiappe, Miles. Solo fortuna. Ehi, io me la sono cavata per 8 anni senza aiuto e ho perso il conto dei disastri che ho combinato. Ma è così che si impara. Questo cos'è? Regalo di Natale. Però prima serve il giuramento. Ah. Ok. Io giuro di fare tutto il possibile per proteggere la città. Sì, lo giuro. Bene. Il giuramento è una cosa vera. Ovvio. Di certo non l'ho inventato ora. A presto, Spider-Man. L'unico Spider-Man di New York. L'unico Spider-Man di New York. L'unico Spider-Man di New York. Non devo rovinare tutto. The city laid in a hit of pepper. Shining on a marvelous below, but those on me. They know the true form of pure evil's invisible, so I keep a lot of vision. Every night I try to reach you, and I see you, see your eyes. Don't let me catch a lie, wasting time. Hey, Genki. Hey, Rhino. Cosa? Già. Dove sei? Sei riuscito a entrare in casa? Sì, mi ha aperto tua madre. Ho svuotato i bagagli per terra. Ora sono al parco a fare 2 passi. Ah, ottimo! Passa dall'anfiteatro, voglio mostrarti qualcosa. C'entra col ragno! Ti prego, dimmi che hai preso un pezzo del corno di Rhino! Ho visto delle foto del combattimento! Pazzesco! Sì, c'entra col ragno. Ma è molto meglio di un corno. Oh, adoro la suspense! Arrivo! Baby, yeah,
Genki mi starà aspettando all'anfiteatro. Non credo che mi ci abituerò mai. Ehi, ehi, guarda, regalo di Natale da Spider-Man. Aprilo! Bello, provalo, ti copro io. Ok, ci sto. Beh, mai visto nessuno cambiarsi a Central Park? Ok. Come mi sta? Wow. Miles Morales, congratulazioni e benvenuto al tuo primissimo super costume! Questo è solo metà regalo. E dov'è l'altra metà? Ti avviso quando la trovo! Benvenuti a Solo i fatti insieme a me, il conduttore che non ha paura delle verità scomode, J. Jonah Jameson. Cosa? Pete ha impostato in automatico il programma di Jameson. È masochismo puro. Brutte notizie, amici ascoltatori. Il mio speciale di beneficenza natalizio è stato annullato a causa del caos provocato dai vigilanti mascherati. Ci sarà qualcosa di meglio. Ah, di questo ho sentito parlare bene. Ciao a tutti. Sono Danica Hart e questo è Danicast, il programma dedicato agli eroi di tutti i giorni. Nella puntata di oggi parleremo di agenti di borsa, scuole private e della persona che ha inventato la riproduzione automatica dei video in rete. No, ovviamente parleremo dell'impresa dei due Spider-Man che hanno sconfitto Rhino. Ok, sono ufficialmente un fan di Danicast. Il posto è questo. Pete ha lasciato diverse attrezzature. Miles, preparati alla tua prima sfida di addestramento olografica. Queste sfide sono sparse in tutta la città e ciascuna è incentrata su una nuova mossa o tecnica. Questa è incentrata sull'improvvisazione acrobatica. Forza, mettiti in posizione. Volo addestramento? Non posso crederci. Primo, combattimento aereo. Affronta i nemici obbligandoli a seguire le tue regole per ottenere un vantaggio. Ok, sì! È pazzesco! Grazie, Peter Parker! L'altra abilità chiave, il disagio. Numero abilità di diminuzione. Passiamo agli esercizi liberi. Usa le mosse aeree e il disagio per sconfiggere questi nemici. È tuo questo? Ed è bingo! Oh, lo schermo blu, no! Tecnologie che possiamo vendere. Oh no! Spider-Man! Eliminiamolo e via col bottino! Siete qui per una ripassata? Sì? Ok, vi accontento subito. Facciamo fuori il ragno e prendiamo l'equipaggiamento. Solo per la cronaca! È tecnologia brevettata al marchio Spider-Man! La vendita è vietata! Sistema di intrattenimento Super Spider attivato al paradiso. È risolto. Ora pensiamo al simulatore. Kernel Panic. Ma se riavvio il BIOS... Sì!
ha funzionato. Kit ha creato sfide di furtività, mobilità e combattimento. Devo dare un'occhiata quando posso. Per rientrare dovresti fare un salto al Roxxon Plaza. Passavo di qui e ho visto qualcuno intrufolarsi all'interno. Sì, vado a dare un'occhiata. Ehi, voglio sapere tutto sui tuoi nuovi spider poteri. Sembra una scarica di bioelettricità. O forse energia statica supercaricata. Ci serve un nome. Che ne dici di potere Venom? Perché brucia come veleno. Sì, non è male. Ora devo scappare. Prima il plaza e poi casa. Ricorda potere Venom, fidati, è perfetto.